Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo gli Shin Triangle D, VTX analogica ideale per droni Tiny Whoop. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo la VTX, un'antenna lineare, i cavi per il collegamento, un set di gommini ed il manuale di istruzioni. Il peso della VTX è di 3,5 grammi. Come possiamo notare e come suggerisce il nome, la VTX ha una forma triangolare, questo perché è studiata per essere usata nei Tiny Whoop. I fori di fissaggio infatti sono da 26x26 mm, in modo da essere posizionata sopra un FCIO ruotata di 45 gradi. La caratteristica principale di questa VTX è poter registrare il DVR direttamente su microSD, così da avere un filmato pulito e privo di disturbi, a differenza di quello che di solito si ha negli occhiali FPV. Su questa caratteristica ci torniamo dopo, prima vediamo meglio le specifiche di questa VTX. I canali sono 40, divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. Possiamo scegliere la potenza tra 25, 100, 200 e 400 mW. La tensione in ingresso deve essere di 5 V. Possiamo regolare tutte le impostazioni della VTX tramite protocollo Smart Audio. La risoluzione dei filmati DVR è di 1280x720 pixel e la capacità massima della microSD è di 32 GB. Questi dati posso già confermarli perché ho fatto una registrazione di prova proprio con una microSD da 32 GB e la risoluzione è effettivamente di 1280x720 pixel. A questo punto analizziamo meglio i collegamenti. In dotazione ci vengono forniti questi tre cavi e a disposizione abbiamo questi due connettori. Questo cavo si infila qui e serve per collegare la videocamera. Questo collegamento è opzionale e se preferite si può collegare la videocamera direttamente al flight controller. Bisogna precisare che le funzioni di registrazione DVR sono disponibili anche se non colleghiamo la videocamera direttamente a questo connettore. Questi due cavi servono per le connessioni principali, sono uguali tra loro e noi dovremo sceglierne uno. Il primo è il doppio connettore, in modo da essere collegato direttamente su un flight controller compatibile. Il secondo invece è fili da saldare per tutti gli altri flight controller. Per quanto riguarda questo cavo giallo, il cam out, dobbiamo collegarlo solo se abbiamo collegato la videocamera alla VTX. Nel caso avessimo collegato la videocamera direttamente sul flight controller, possiamo anche rimuoverlo. Il cavo blu è il video out e andrà collegato sul video out del flight controller, mentre il cavo verde è per lo smart audio e andrà collegato su un TX libero del flight controller. Il cavo nero e quello rosso sono rispettivamente terra e alimentazione e come abbiamo visto bisognerà collegarli su un back a 5 V. Ok, ho già fatto i collegamenti e posso avviare Betaflight per le configurazioni. Iniziamo andando in port. Attiviamo VTX TBS Smart Audio in corrispondenza della UART che abbiamo usato sulla scheda. Io ho collegato lo Smart Audio sul TX3, quindi userò la UART 3. Ora bisogna caricare la VTX Table, la troviamo su questo archivio insieme a tante altre, vi lascio il link in descrizione. Quindi clicco qui per scaricarla. A questo punto apro il documento di testo e copio il contenuto. Ritorno su Betaflight nel tab CLI, quindi incollo e premo invio. Ok, come vedete la VTX Table si è caricata, possiamo uscire. A questo punto vediamo come si registra, per iniziare inseriamo la microSD nello slot della VTX. Adesso alimentiamo il sistema per accendere la VTX. Come vedete il LED rosso è sempre acceso, questo significa che la VTX ha riconosciuto la microSD. Ora premiamo il tasto vicino all'antenna. Come vedete il LED ha iniziato a lampeggiare, questo significa che la registrazione è in corso. Per interrompere la registrazione è necessario di nuovo premere lo stesso tasto. A questo punto è venuto il momento di testare questa iShin con l'RF Power Meter per verificare le potenze in uscita.
Terrò la VTX accesa per 3 minuti raffreddandola con questa ventola, in modo da simulare il comportamento in volo. Ed eccoci arrivati ai risultati dei test. Sulla sinistra abbiamo la potenza dichiarata e sulla destra la potenza rilevata. Per quanto riguarda la potenza massima, i 400 mW dichiarati si riducono a 300 mW. Questo non mi sorprende più di tanto, perché quando si parla di VTX economiche si ha sempre un valore più basso di quello che ci dice il produttore. 300 mW non sono tantissimi, ma nell'ottica di usare questa VTX su un Tiny Whoop possono essere sufficienti. Per quanto riguarda le due potenze intermedie sono confermate, ed anzi quella rilevata è pure leggermente sopra, quindi bene. Per quanto riguarda la potenza minima di 25 mW, quella rilevata è di 45 mW. Questo non va molto bene, perché di solito la potenza di 25 mW deve essere il più fedele possibile, mentre qui si parla di una potenza quasi doppia. Per questo motivo, nel raro caso usiate questa VTX per fare racing, potreste causare interferenze agli altri piloti. A questo punto ho voluto fare un ulteriore test, perché ho sentito dire che questa VTX si spegne in volo a causa del calore generato. Come vedete, per eliminare ogni dubbio sull'argomento, ho deciso di tenerla in funzione per 20 minuti di seguito. Ho messo la potenza a 400 mW, la registrazione attiva e nessun raffreddamento extra. Questo scenario è decisamente estremo, in quanto una VTX di questo tipo non si troverà mai in volo per 20 minuti di fila. Ovviamente il calore generato ha fatto diminuire via via la potenza, e dopo 20 minuti era poco più di 210 mW. Tuttavia la VTX non si è mai spenta e la registrazione non si è mai interrotta. Dopo aver effettuato questo test mi sento di dire che la Triangle D non ha questo problema, e che le critiche lasciano il tempo che trovano se non sono supportate da fatti. In conclusione posso dire che, viste le caratteristiche di questa VTX, l'utilizzo ideale è quello dei Tiny Whoop più piccoli, come il Trash Can, il Mobula 6 o simili. La funzionalità aggiuntiva di registrazione di VR senza interferenze la rende un sistema economico per salvare i filmati, e se la risoluzione poi non è un fattore così determinante, questa VTX eShin potrebbe essere una scelta da tenere in considerazione. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione dell'eShin Triangle D. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.